Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di Samsung Galaxy Z Flip 3, cioè lui. Praticamente uno dei due nuovi pieghevoli appena rilasciati da Samsung. La particolarità è che sono annunciati per il 27 agosto, ma almeno per quanto riguarda il Flip e la versione da 128 GB, le spedizioni sono già partite, tant'è che io questo l'ho già ricevuto. Quindi vediamo un veloce unboxing e le prime impressioni. Per quanto riguarda l'unboxing, la parola veloce è sicuramente quella più azzeccata, perché come sappiamo nelle ultime versioni, soprattutto di alcune marche, tra cui Samsung, c'è veramente poco, caricatore non incluso. Non fa eccezione il Galaxy Flip Z3. Vediamo banalmente la scatola molto compatta, dentro ho già tolto tutte le varie pellicoline, manolisca, cose che non ci interessano. Le uniche cose degne di note sono il cavo USB-C, USB-C e il classico pin per estrarre la slot della SIM, che è mono, diciamo, per quanto riguarda quella fisica, poi ci si può utilizzare la doppia SIM con la eSIM interna. A livello di telefono, ormai abbiamo visto le immagini ufficiali, tutti i leak nel corso delle settimane che avevano già praticamente spoilerato tutto, ma è un telefono molto ben rifinito, in mano si presenta molto solido. La particolarità ovviamente della chiusura, che lo lascia molto compatto quando è chiuso. E vediamo già la superficie riflettente, la doppia camera con l'Always On Display, che con un doppio tap può anche essere risvegliato con i vari widget, no? Da cui possiamo osservare varie informazioni e ovviamente le notifiche quando arrivano, solo leggerlo e non interagire. Per quanto riguarda la piega, diciamo, interna del telefono, non c'è molto da segnalare se non che è una piega che sembra leggermente migliore di quelle precedenti. Io sto registrando una Z Fold 2, che era il mio telefono precedente. Avevo provato anche il Fold di prima generazione e devo dire che non c'è un grande miglioramento in questo senso, nel senso che anche quando avuto per la prima volta soprattutto lo Z Fold 2, all'inizio la piega non era come dire, molto percepibile se non a livello visivo. Anche poi nel corso del tempo invece è un po', come dire, peggiorata dal punto di vista della sensibilità, per quanto mai diventata invasiva, una cosa per cui tutti dicono, tutte le persone che hanno usato per un po' di mesi i pieghevoli di Samsung dicono non si accorgono, e sarà così anche per lo Z Flip 3. In controluce magari vediamo appunto questa piega, poi però nel corso del tempo non ce ne si accorge se non intanto al tatto, soprattutto nello scorrere. Per il resto è un modello che, a parte questa particolarità della doppia colorazione, io l'ho scelto verde, mi piace molto questo verde, mi spiace per i riflessi, ma vi garantisco che è un bel verde, ha questo stacco, diciamo, con la doppia fotocamera che, come dire, migliora un po' quello che era l'estetica della prima versione, che a me non piaceva moltissimo. Bene, quindi iniziamo con queste prime impressioni sullo Z Flip 3, ce l'ho da poco più di un giorno, ma vengo da tanti Samsung e appunto da due pieghevoli, quindi come dire, ci concentriamo su quello che potrebbe essere cambiato e stato migliorato rispetto alle precedenti generazioni. Andando direttamente nelle impostazioni, in realtà c'è ben poco di diverso se non la funzione Labs, che viene, come dire, messa, diciamo, implementata già nel menu impostazioni e non più delegata a quello che era, diciamo, il Find Lock, il Good Lock di Samsung, che è una suite di app, diciamo, sviluppate dagli sviluppatori di Samsung, ma non installate sui Galaxy. Qui invece abbiamo già una voce presente nelle impostazioni ed è positivo. Ci concentriamo in questo senso invece sullo schermo esterno, che poi è la parte un po' che contraddistingue questo Z Flip 3. Non abbiamo al momento tante impostazioni, vediamo lo stile dell'orologio che può essere cambiato, no? Le animazioni, il gioco di colori, l'orologio digitale o meno. Io adesso personalmente sto usando questo, che è abbastanza carino, nel senso che cambia animale ogni volta che, come dire, risvegliate l'Always On. Mentre per quanto riguarda gli altri telefoni, sì, gli altri sfondi, si può cambiare o il colore, come vediamo qui, adesso siamo passati per esempio al viola o al giallo, eppure mettere una immagine di sfondo personale da avere proprio a propria scelta. Torniamo quindi su quello precedente e poi ovviamente widget, nel senso che al momento sono supportati solo quelli di Samsung. Samsung ha promesso di, come dire, aprire anche gli sviluppatori esterni, soprattutto vediamo chi vorrà aggiungere dei widget, sarebbero fondamentali perché ovviamente l'utilizzo dello schermo esterno è fondamentale in questo Z Flip 3, a maggior ragione rispetto al piccolissimo schermo che aveva il suo predecessore.
E poi per una questione di gestione di batteria, nel senso che ho notato come scaldi un po'. È vero che sappiamo che lo Stamped Dragon di quest'anno non è a livelli, diciamo, di quelli degli anni scorsi, sembra un po' più energivoro, appunto scalda un po' di più, ma devo dire che queste sono le prime impressioni e confermo questa regola, nel senso che a parte quando lo si lascia in stand-by, con un utilizzo leggermente più forzato, girare tra le app, impostare qualcosa, andare da una chat all'altra, si inizia a scaldare a livello della fotocamera, evidentemente il processore è più o meno a quell'altezza e la batteria scende un pochettino giù. Ovviamente permangono tutte quelle funzioni chiamate flex mode, no? Tipiche dei pieghevoli di Samsung, che praticamente adattano lo schermo nel momento in cui ve lo piegate. Una di queste è ovviamente la fotocamera, che in questo momento riprende il diavolo su cui è poggiato il telefono, ma se vedete io alzo la piegatura, adesso il telefono, quindi vedete che divide in due, no? In basso ci sono i comandi e sopra la parte invece relativa alla fotocamera stessa. Funzionalità che possiamo notare anche in altre app, non in tante app, soprattutto quelle di Samsung. Una classica che funziona è quella di YouTube, per esempio, se noi vediamo un video. Praticamente questo viene, come dire, diviso esattamente a metà. Schermo aperto, così vedete che leggermente si è radata a schermo chiuso. Ora usciamo per evitare strike. Un'altra situazione che può capitare della Flex Mode è sicuramente quello della galleria. Eccoci nella galleria con foto tra l'altro scattate proprio oggi, possiamo anche vedere comunque un dettaglio delle due fotocamere da 12 megapixel che non sono un grande passo avanti rispetto all'anno scorso, non abbiamo neanche come dire, uno zoom ottico, diciamo, ma abbiamo una grandangolare per fare foto appunto di questo genere. Comunque in questo caso vediamo qualche foto scattata dallo Z Flip 3 con livello di dettaglio comunque buono per i 12 megapixel, rimane comunque una buona fotocamera, ma vediamo cosa succede con la Flex Mode. Ora il telefono è completamente aperto, se invece passiamo alla Flex Mode, ecco che si divide in due con in alto la foto e sotto questo touchpad su cui possiamo fare tutti i nostri pinch to zoom, per esempio, che vogliamo e poi muoverci all'interno come fosse appunto un touchpad, una specie di mouse col dito e muoverci all'interno della foto e ovviamente anche scorrere tra le foto stesse. Un'altra piccola particolarità di questo telefono, cosa che comunque non è nuova, nel senso che con la linea di Galaxy S21 era già così, praticamente tutti i Samsung che escono con la versione One UI di fabbrica, la 3.1, possono avere con lo swipe a sinistra non Samsung Go, che diciamo è la suite di Samsung, è il programma di Samsung per accompagnarci con notizie, giochi, eccetera, ma Google Discover, quindi noi con lo swipe a sinistra vedete che andiamo su Google Discover. Ed è una particolarità che hanno solo i telefoni usciti con la 3.1 di fabbrica. Ed ecco qualche funzione del Always On Display, adesso è attivo, noi con un doppio tap lo risvegliamo, dicevamo prima questa simpatica animazione. Se andiamo a sinistra vediamo per esempio che adesso una notifica. Cliccando sulla notifica si apre il dettaglio, io ora nel caso non ho, come dire, il messaggio visibile a chi, come dire, dovesse prendere il telefono, quindi l'ho nascosto, ma se voi lasciate il dettaglio visibile, ovviamente potrete leggere, però non potete fare niente di più se non appunto aprire l'app o cancellare la notifica. Con swipe invece dall'altro lato e vediamo tutti i vari widget. Qui abbiamo il player musicale di Samsung, il meteo di Samsung, Samsung Health, il calendario, un registratore vocale e il timer. In questo caso invece abbiamo la sveglia. Io li ho attivati tutti, quelli attualmente disponibili. Lo schermo esterno, come nella prima versione, può fare anche da, come dire, aiuto per farsi dei selfie, oppure per far vedere agli altri, come sta avvenendo la foto, però con uno schermo nettamente maggiore, quindi più sfruttabile. Facciamo un doppio clic sul tasto, di accensione, che è quello che contiene anche il sensore dell'impronta digitale, e si attiverà la fotocamera. In questo caso ovviamente sta riprendendo il Fold 2 e con uno swipe cambiamo la modalità della fotocamera, quindi tra fotocamera e video. Invece con uno swipe dal basso verso l'alto cambiamo il livello di zoom, qui siamo 1x, 1,5 e questo è quanto. Se vogliamo far partire una registrazione, andiamo magari su un video che è più chiaro, bisogna schiacciare invece i tasti del volume. Ecco qua,
Vedete in basso a destra che è partito il counter e quindi anche il play e ora lo stop del video. Se invece vogliamo fare una foto, stessa modalità. Voilà, foto scattata. Vediamo anche una breve anteprima. E così abbiamo visto questa breve anteprima, queste prime impressioni su Z Flip 3 di Samsung. E niente, se avete delle domande, delle curiosità, se anche voi l'avete comprato, lo state aspettando, l'avete già ricevuto, non esitate a chiedere che vi risponderò nei commenti. Ciao, al prossimo video!